Questo video in realtà è nato con l'idea di fare, ragazzi, la guerra dei 360 parte 2. Sì, senza la bici che me l'hanno fregata. Ci sono tutti i nostri amici del park. Tu non sei mio amico. No. Flex. Super flex. Ripetigli cosa dice la legge dei 360 per ricapitolare il video. Allora, la legge del 360 dice che non importa quando, come, dove o perché, ma il primo 360 è sempre perfetto. Ok, e in basso, in piccolino, il disclaimer? Che tutti quelli dopo, cioè, fanno cagare, come tutte le maledizioni. Ed è appunto, ragazzi, se ve lo siete persi, guarda se è di qua, è giusto di qua. Qui in alto, ragazzi, c'è la parte 1 della guerra dei 360, dove abbiamo visto un arboreto sconfitto, come sconfitto. Tutti i boss finali. Però ha passato la palla a un ragazzo che adesso è alle prime armi, però sta entrando. Esatto, adesso, abbiamo un ospite speciale oggi. Esatto. Mi sembrava ci si potesse fidare di uno così. Alle prime armi però gli diamo fiducia, insomma. I came straight to the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid, I dreamt of something greater. Like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to play. Today I'm filming a video try to teach some guys 360. Okay. And you are a master of 360. So today the mission is like, if you see someone this is not like doing proper 360, you have to teach for sure. Them. Yeah. Sure, I really like teaching people. Ragazzi, abbiamo qui il buon Tino, che è la prima volta che vede il Tommy G. Quindi fagli le domande corrette. Alboreto is gonna do the first 360. Come faccio a far bene 360? Non mi chiedo niente. Come no? Non vorrai mica deludere il mastro del 360. No, la prestazione. Non vorrai. No, adesso ti guarda. Dude, he's really shy and he doesn't want to ask you how to do a good 360. Oh, come si dice la sua prestazione? But I'd be happy to teach, actually. Posso dire una cosa, un commento? Fa tutto molto ridere questa cosa. Perché fa ridere? Sento... Sotto pressione? Quello sempre. Ricordati che la legge del 360 dice che non importa come, quando, dove. Il primo è giusto, tutti gli altri sono sbagliati. Is broken. È incredibile come lui ha chiuso 32 anni fa. Absolutely no progression in between. Oh. You are hurting me, Tommy. Voi direte è stortissima. Vedete che è obliqua. Ma in realtà la Insta360 Go 2 è una stabilizzazione veramente incredibile. La prova di arboreto. Deve solo chiuderci 3-6. Magari lo bilancia sta cosa. Una parola. Becero. Bad day. Bad, really bad day. Fagliene vedere uno in segreto ad Albi, vai. Dai, vai. And his name is John C. Ah, però non era dritto dritto. Ma inizia le scuse? Non erano 360 gradi, erano tipo 340, una roba del genere. Forte, deciso, gira forte, oh. Uno, deciso, cazzo. Oh, oi. Ce l'abbiamo fatta! Questo non è la guerra dei 3-6, è l'odissea dei 3-6. Ma veramente, l'odissea di Arboreto. Oggi dovevamo filmare che lo provavano sul mulch e che cartellavano. Troppo corte le giornate per far imparare 3-6 Arboreto. Grazie. Grazie a Tommy G che ci ha fatto il corso privato gratis, quindi va sempre bene, insomma. Cosa c'è dentro? Una DH, un enduro, una dirt per il park. Bici nuova per il park, ragazzi. Finalmente ampliamo il nostro... Come si dice in inglese? Il nostro roster. Il pollaccio. Una nuovissima Rose de Bruce. Sul primo salto. Vai. Ah! Oh, ma quello di là. Vai. Sta capendo questa scena. No, aspetta, anch'io. Fai così che faccio l'indirizzo. E con questa mi ritiro. Ok.
No, la cosa figa delle Rose de Bruce è che arrivano praticamente già montate. Ci sono da montare praticamente soltanto manubrio e sella. Tra l'altro, ragazzi, ho guardato recentemente il sito di Rose e davano anche poche settimane di consegna, solo 3 settimane di consegna. Se siete interessati, è proprio secondo me il momento giusto, perché il mercato bici in questo periodo è veramente ballerino. Non è colpa di Rose, è proprio colpa del mercato in generale, perché mancano tantissimi componenti di bici e quindi di solito le settimane di attesa aumentano veramente tanto. Ricordatevi che vi lascio sempre il link in descrizione per le Rose e soprattutto usate il codice TOTOTESTA per supportarmi. Ma lo sapete oggi cosa si compie qua al park? Oggi si decide la guerra dei 360, eh. L'avevate visto il video? Sì. Alboreto ieri ha performato male, eh. Ne ha chiuso uno di 3-6 con Genon. Potresti essere in vantaggio per la prima volta nella tua vita. La vuoi vincere sta guerra o no? Vincerò. Il tuo avversario. Ragazzi, oggi ristabiliamo gli equilibri dell'universo. Finisce oggi. Partiamo dalla legge. La infrangiamo però. No, oggi. Ah, okay. La infrangiamo, che cazzo. Ma giusto, legge, è vero. Il primo è giusto, gli altri oggi cagare. Infrangiamo la legge. Ma iniziamo a fare almeno il primo giusto. Va bene. Ma che belli. No. Ma che belli. C'è il verde. Ci penso io. E si rinizia. Infinito proprio, non finirà mai. Sì, però perfetto, eh. Se l'alboreto prova 3, io provo 3 bar. Tu 3 bar. Dategli un po' di tifo che si gasa. Hey, Albi, senti qua. Oh, per favore, gli puoi donare un po' delle tue forze, per favore, perché sembra morto quando fai 3-6. No, sai cosa facciamo? Il potere glielo diamo, ragazzi. Gli diamo il medaglione del 360. Che in realtà è il medaglione di Insta360, ma Insta360 per fare i 360. Con questo, da adesso in poi, solo 3-6 giusti, eh. Mi fido, Insta, guarda che mando una mail nel servizio clienti se non viene 3-6. L'amuleto. Vai, appiccica. È arrivato il momento. Vediamo se funziona l'amuleto. Oh, oh! Funziona, oh! Oh, oh, dai! L'amuleto inizia a fare effetto. La magia che risplende in te. Grazie Insta360 per farmi venire i 3-6 giusti. Si è spento? Si è spento? Ma allora, scusami, ma sei... Allora, giusto, ma è fatta apposta per essere staccata in fretta? Cioè, è fatta apposta per essere presa, ma perché è magnetica? La vostra e lui telecamera mi dice, è spenta? È intuitiva, purtroppo non è ancora prova di alboreto, però sono sicuro che ci arriverà. Abbiamo scelto Insta360 per fare questa sfida proprio perché non influisce col suo peso sulle varie rotazioni che puoi fare in bici o sui vari trick. Infatti, peso? 27 grammi. Madonna, pensavo di trovarlo impreparato, invece mi ha fregato, bastardo, non lo sapevo io il peso. E poi col fatto che si può mettere il medaglione magnetico e attaccare e staccare in un attimo, non la senti per niente quando fai trick. Tra l'altro, ragazzi, proprio in questo periodo, dal 24 novembre al 14 dicembre, c'è il Black Friday, quindi andate a guardare il link in descrizione proprio perché su Insta360 ci sono dei grossissimi sconti. Albi, oggi charla, fa tanto il duro solo perché ha fatto cose, ma vediamo se l'arrosto lo porta a casa. Ma... tanto fumo, niente arrosto. Oh! È il medaglione. Dai, ne faccio un altro se viene questo, però non prolungo la mia. Poi dopo mi frega la mente, sto sul bag. Tino. Sì. Io ho bisogno stanotte. Guarda che tu sei il competitor diretto di quello là, eh. Quindi, cazzo, io vorrei dire una cosa, cioè tutti quei 4 follower che lo seguono non fa neanche 3-6 questo qua. Infatti, spazio. Cosa devi dimostrare oggi? Che io sono più forte. La supremazia, Tino, ricordati la una sola parola. Totale. Ti mette timore? Sì. Guarda gli sguardi. Lo mangio. Sembrano ridere Semenuk. Lo mangio. Oggi lo chiudo alla prima.
Dino, rispondi? Come la guerra dei, la guerra rapper. Non so rappare, però fino alla prima e tu sei ancora lì ad aspettare sul vulcio. Faccio un 3-6 così bello che Tarek mi chiama e mi chiede se voglio andare al campo. È bella. Guerra iniziata, Dino! La guerra è iniziata, le campane suonano, Albi! Dai, Dino! Primo sfidante! Subito! Attenzione! Dai, cazzo! Oh, no! Cazzo, era giusto! Dai, cazzo, era giustissimo! Era giustissimo! Madonna, è proprio una guerra! Oh! Oh! Guardalo! No! È vivo? Bello però! Ah, è apprezzabile il sending! No, ma mica lo lascio qui, lo chiudo oggi! No! Oh, cazzo! Usci! Guardalo! Sì! Tanto zitto zitto, Luca! 3 barre, intanto che quelli là fanno solo 3-6! Cazzo! Grande! Oh, non ci credo! Dai, Tino! Manca Alboreto che Alboreto invece... Alboreto spacca tutto. Attenzione signore e signori. Oh, Albi! Ah, basta? Finito? Lo faccio, però devo cagare. No! No! Mi è sceso, ho visto farlo ma mi è scelta. Perché l'unico obiettivo era far mangiare la merda a Tino. E invece? Il cazzo invece me l'ha fatto davanti, quindi. E quindi basta? Ho cambiato un po' i piani. No, no. Dai, Albi, cazzo. Dai, tieni, Albi. No! Oh! No, no, molla! Molla, madonna! Madonna che stecca! C'è la lista, non c'è sulla lista, è sotto il mulch. No, finché non la troviamo più. No. Buongiorno. Buongiorno, abbiamo perso la telecamera nel mulch. Abbiamo perso la telecamera nella mia delusione. Dai, cazzo, Albi! Dai, Albi! Dai, cazzo! Andate, se non viene 3-6, andate sul sito di Insta 360 e comprate il medaglione. Mi raccomando. Sta perdendo il potere. I poteri del 3-6. Lo showdown, bisogna dire, Tino si è aggiudicato lo showdown. Un applauso a Tino. Un applauso, grazie. Però bisogna dire che i ragazzi sono stati molto bravi oggi. Sono riusciti entrambi a chiudere 3-6 sul mulch. Primo 360 ragazzi dell'Alboreto chiuso sul duro dal 2019. Ormai lui zitto zitto dice ma ormai girerà da 4-5 anni il bastardo. A giro con tranquillità, mi prendo il mio tempo. In tutto ciò cazzo io in realtà maestro, per la chiusura entra nella tua grotta. Aiuto! Entra nella tua grotta subito. Ciao. No, non hai capito. Ciao.